Ieri sera in consiglio comunale è mancato il numero legale al momento delle interpellanze. Si sarebbe dovuto discutere tra l'altro di due argomenti importanti, il conto consuntivo e le partecipate, ma argomenti che non sono stati nemmeno toccati. Nel momento in cui il consiglio è riuscito a parlare, si è parlato di quello che è stato, quella che è stata la decisione del sindaco di ridurre del 30% gli stipendi a sé, agli assessori e ai consiglieri comunali. E per la verità è stato attaccato, perché questa spending review, secondo molti consiglieri, anche secondo lei, non è stata ben applicata? Sì, questa spending review, così come l'ha adottata il sindaco, a mio giudizio è opportuna nella riduzione dell'indennità degli amministratori e del sindaco, perché ritengo che in un momento di carenza gli amministratori devono dare l'esempio. Incompleta perché nello stesso tempo il sindaco adotta la spending review, nomina un assessore alle politiche giovanili e quindi il 12° assessore, aumentando i costi dell'amministrazione. Incompleta perché lo staff, i dirigenti esterni e i consulenti esterni del sindaco costano all'amministrazione comunale circa 1 milione di euro l'anno, che possono essere certamente eliminati utilizzando le risorse interne all'ente, quindi in seno alla pianta organica dell'ente. Fuori tempo perché se realmente voleva adottare la spending review per il bene dell'ente, mi chiedo perché non l'abbia fatto a luglio e l'abbia fatto a 4 giorni delle elezioni. Ancora una volta è un messaggio sbagliato che diamo alla città in un momento di forte crisi. Ci sono le cooperative sociali che da 8 mesi non prendono gli stipendi, c'è tutto il settore, ci sono gli istituti per minori che non riescono a garantire i servizi perché l'amministrazione non riesce a pagare. Noi che facciamo? E il sindaco che fa? Nomina un nuovo assessore piuttosto che rivedere le deleghe, ridurre il numero di assessori, azzerare i consulenti, fare veramente cassa. E ieri d'altronde il Consiglio Comunale era stato convocato per due atti importanti, uno è il consuntivo, dove ci sono delle problematiche non indifferenti, considerato che i revisori dei conti abbiano rilasciato il parere negativo, e quindi questo mette in difficoltà il Consiglio Comunale nell'adozione dell'atto stesso, e l'altra, un'altra delibera che arriva così con carattere d'urgenza sulla vendita, sulla cessione delle quote societarie delle società partecipate dell'ente, senza avere un minimo di idea di piano industriale delle singole società, senza sapere che tipo di ricaduta sociale in termini anche occupazionali possa avere la cessione di un'azienda piuttosto dell'altro. Tutto fatto in maniera frettolosa, tutto fatto in maniera poco chiara, e su questo il gruppo che io rappresento di Famiglia, Lavoro e Solidarietà chiederà al sindaco maggiore chiarezza e chiederà al sindaco di concedere al Consiglio Comunale il tempo necessario per poter prendere atto, se vogliono allegare alla proposta di delibera, i documenti essenziali per poi decidere se piuttosto vendere multiservizi o vendere Sostare o vendere ASEC. Un dato è certo, la Sidra, che fornisce un bene indispensabile per la comunità catanese, e parliamo dell'acqua, non può essere privatizzata.